Bentrovati su Home Writing. Oggi parliamo di stesse, desse, dasse, stasse. Ok? Guardiamolo assieme. Davvero molto breve, ma ci tengo a fare questa precisazione perché davvero in giro o anche per iscritto delle volte capita di sentirne e leggerne di tutti i colori. E molto spesso mi sono trovato davanti a un congiuntivo imperfetto che è totalmente sbagliato. Parliamo nello specifico del verbo stare e dare. Sento spesso dasse, stasse ed è sbagliato. Le versioni corrette sono stesse e desse. Nel momento in cui dovesse venirvi un dubbio, pensate che la soluzione è sempre quella in cui c'è la E. Quindi dasse o desse. Desse, ce l'ha E? Sì. Dasse, ce l'ha? No. Desse. Stasse, stesse? Ce l'ha E? Dove? Stesse? Stesse, corretto. Ok, quindi davvero qualcosa di molto, molto rapido, ma ci tenevo a far passare questo concetto perché davvero, come vi dicevo, ne sento e ne leggo di tutti i colori. Ok, facciamo rapidissimi esempi su stesse e desse. In quel negozio di vestiti non ho trovato nulla che mi stesse bene. Oppure, se lei stesse qui sarebbe tutto più semplice. Andiamo ora con desse. Gianmarco desse più attenzione alle lezioni dell'insegnante, a quest'ora non si ritroverebbe in questa situazione pessima. Oppure, se le dessi corda, non la smetterebbe. Spero di essere stato davvero molto breve e di essere riuscito a far passare questo concetto. Per cui io vi saluto, grazie a tutti, e se vi è piaciuto il video, come al solito lasciate un like, un commento e iscrivetevi al canale. Ci vediamo al prossimo contenuto.